Aumento significativo nel comune di Pistoia per gli incidenti stradali, quasi 500 nel 2022 contro i circa 400 dell'anno precedente. Sono più che quintuplicate le multe per guida con il cellulare, 168 nel 2022 a fronte delle 31 comminate nel 2021. Per non parlare delle sanzioni relative al passaggio con il semaforo rosso, da 1895 del 2021 a 3143 del 2022. I dati sono stati presentati dalla comandante della Polizia Municipale di Pistoia, Ernesta Tomasetti, nel corso della cerimonia per il 161esimo anniversario della fondazione del Corpo, che si è svolta nella sala maggiore del Palazzo Comunale di Pistoia, alla presenza delle autorità locali, dei rappresentanti delle forze dell'ordine, ma anche di tanti cittadini. Allora, il 2022 ha visto una maggior presenza del personale sul territorio. Questo ci ha consentito di attenzionare quei comportamenti che più destano preoccupazione da un punto di vista della sicurezza stradale. Mi riferisco per esempio all'attraversamento dell'intersezione col semaforo rosso o all'eccesso di velocità. A tal proposito voglio ricordare l'installazione sulla Montalese del Velox, fortemente voluto dai comitati residenti, che ha dato i suoi frutti. Infatti lo scorso anno abbiamo rilevato un solo sinistro stradale. In ambito di incidenti stradali purtroppo vi è stato un aumento, perché siamo passati da poco più di 400 a quasi 500. E la buona notizia è che sono diminuiti i sinistri con esito mortale e anche le omissioni di soccorso. È un trend in discesa, per fortuna, dal 2020 fino ad oggi. Per quanto riguarda l'organico? Sì, noi stiamo combattendo attraverso concorsi sull'assunzione di agenti e di ispettori. È sempre molto più difficile perché la mobilità fra questi corpi è molto alta, quindi magari riusciamo a assumere persone ma presto cercano di avvicinarsi a casa. Una delle proposte che facciamo, per esempio, sarebbe quella di un concorso a livello regionale e potrebbe trovare una graduatoria a cui tutti possiamo in qualche modo fare conto.